A cavallo tra le Marche e l'Umbria, la natura ha scritto con stile una commedia di grande effetto. Paesaggi lunari, specchi magici, scenari marziani di calcare rosso e leggende sacre e profane. Tutto questo apre il capitolo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. La trama di questa magica storia è raccolta nell'incantevole lago di Fiastra, terzo e nitido in ogni stagione, in cui si rispecchiano gli aneddoti segreti, custoditi dalle meraviglie circostanti. Tuttavia, la lettura di questo misterioso massiccio è davvero immediata. Si dispiega infatti su quattro versanti, con caratteri totalmente diversi, che si intrecciano come i quattro capitoli di una stessa storia. A nord, il versante fiorito con i prati di ragnolo che si inebriano di profumi e colori nella stagione calda, con la fioritura di orchidee e liliacee. A monte del lago di Fiastra, poi la valle dell'Acqua Santa, con le sue briose cascatelle, ci conduce alla Grotta dell'Orso, passando nella valle del Fiastrone e nella suggestiva, strettissima e profonda forra ai piedi della Grotta dei Frati. Il versante dell'Alto Nera e delle sue guaite è detto invece versante storico, per le numerose tracce di pietra arcaica che raccontano la storia irrequieta dei popoli antichi, dalla Valnerina al massiccio del Monte Bove. Ma è al centro del parco, nel versante sacro, che vibra tuttora l'animo laborioso dei monaci benedettini, fautori delle complesse marcite per l'irrigazione dei piani di Castelluccio, oltre che custodi dei segreti medicamentosi delle erbe dei Sibillini. Infine il versante magico, il territorio che ha reso celebre quest'area in tutto il mondo, donando ad un luogo così armonioso e pacifico un'aurea intrigante e misteriosa. Sicché, attorno a un bel focolare, si narrano le storie dei laghi di Pilato sul Monte Vettore o della Gola dell'Infernaccio con i suoi suggestivi riti negromantici. E tra tutte la più celebre, nell'antro della Sibilla, dove la regina delle fate, con le sue ancelle e dei piedi caprini, custodisce tutt'oggi i segreti del fuso e della lana.